per strada ho visto l'angelo del bene, il lavoro mi ripaga, mi ha detto. È un cretino di una multinazionale a cui le cose fanno. E farsi sentire, non c'è bisogno di amplificazione per poter gridare acqua pubblica, acqua pubblica. È il suo destino, pubblica, pubblica, acqua pubblica. Diciamo che per la viabilità siamo un problema, per la democrazia invece questa è una ricchezza. La guerra dell'acqua è già cominciata in qualche modo e da qualche parte. Per qualcuno sopra questa terra una vita decente è rimandata ancora. Se sei un uomo non dire bugie, parla dritto agli ultimi della terra. Io sono come sono e faccio come posso, ma mi vergogno di quanto mi costa un posto dove contare qualcosa. Oggi 10.000 persone, più di 10.000 persone hanno sfilato in un corteo cittadino plurale, variegato, in cui si sono riconosciute tantissime realtà dietro le parole d'ordine no alla vendita dei servizi pubblici locali, perché Roma non si vende, e per una gestione pubblica e partecipata dell'acqua. La CEA è un bene comune, deve essere un bene comune e deve recepire, secondo il voto del 12 e 13 giugno, deve diventare una società pubblica in cui i cittadini possano dire la loro. La gestione dell'acqua non può essere affidata ai titoli di borsa, alle multinazionali, a Caltagirone che preme per comprare più titoli. Le decisioni non possono essere prese in un consiglio di amministrazione chiuso, ma le decisioni devono tornare in mano ai cittadini, perché l'acqua è un bene comune. I cittadini l'hanno gridato forte il 12 e il 13 giugno scorso, lo gridano forte oggi e continueranno a gridarlo forte fino a che questa trasformazione non avverrà, fino a che l'acqua non sarà un bene comune e a partire dall'acqua anche gli altri servizi pubblici locali. Oggi in questa piazza parte una raccolta firme per un referendum propositivo regionale che porti una legge nella regione Lazio che faccia sì che l'acqua venga gestita in modo pubblico. Iniziamo dalla regione Lazio, iniziamo dall'acqua per poi procedere anche nelle altre regioni ad altri servizi pubblici. Sarà un percorso che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi, perché la democrazia non si vende, questo movimento non si arresta e oggi l'ha dimostrato bene. Un grande risultato quello di oggi, eravamo tanti per dire una cosa chiara, per dire che questa battaglia non si può perdere, per dire che questa battaglia non è una battaglia che riguarda soltanto l'acqua, è una battaglia che riguarda il futuro di questa città. Stanno provando a smantellare i servizi pubblici di questa città, stanno provando a svendere Acea, ma non soltanto a svendere Acea, stanno provando a smantellare il servizio di trasporti di questa città, i rifiuti, l'energia, stanno tagliando i servizi sociali, stanno tagliando la cultura, stanno compromettendo il futuro dei cittadini e delle cittadine di questa città. È per questo che oggi siamo in piazza, innanzitutto perché sentiamo di dover informare la cittadinanza. Un appello va fatto ai media che non trovano di cose più importanti di cui parlare, che non siano le tangenti della Lega, la cronaca politica, le contingenze. Sono argomenti importanti, ma è altrettanto importante rendere i cittadini consapevoli di quello che sta avvenendo in questa città, del fatto che il loro stesso futuro, il grado di civiltà di una città come Roma, che non è un piccolo comune, è la capitale del nostro paese, quello che sta accadendo a questa città va reso noto. Quindi un appello va ai media affinché smettano con questo silenzio sulle cose importanti, affinché garantiscano il diritto all'informazione in questa città come in tutto il paese. È importante che questa campagna da oggi in poi diventi ancora più forte. Questo non è un punto di arrivo, questo è un punto di partenza per una campagna che ci deve vedere uniti nelle piazze, nelle assemblee, sui media,
fino al 30 giugno, che è la data ultima in cui si potrà decidere il futuro di questa città attraverso il voto della manovra di bilancio. Abbiamo bisogno di un'opposizione su vari livelli, ringraziamo i consiglieri comunali dell'opposizione che stanno portando avanti un'opposizione istituzionale strenua attraverso la proposizione di migliaia di emendamenti per fare in modo che non si riesca in tempi brevi ad approvare questo bilancio, che è un bilancio scandaloso. Ringraziamo i sindacati che sono qui con noi, i comitati, le forze politiche, ma soprattutto i cittadini che hanno capito che cosa c'è in gioco, perché in gioco c'è davvero il futuro di questa città. E non vale a nulla dire, come fa Le Manno, che questi 200 milioni servono per pagare i lavoratori del comune. Questo è un ricatto e noi non ci stiamo. Ci spieghi Le Manno perché negli ultimi 2 anni la spesa complessiva del comune è aumentata del 60%. Ci spieghi perché le spese sono lievitate, ci spieghi quali sono gli sprechi che si possono tagliare, non ci racconti che c'è bisogno di vendere il patrimonio pubblico, i beni di tutti per fare cassa, perché non ci crediamo e abbiamo bisogno di dirlo forte e chiaro, così non è. È una questione di giustizia, noi continueremo ad essere, a stare allerta e ad allertare la cittadinanza, perché davvero in gioco c'è il futuro di questa città. Oggi il sindaco si è permesso di darci del bugiardi a noi, senza rendersi conto che i suoi complici, come il signor Caltagirone, che fa riferimento ad una legge per riprendersi e vendersi la CEA, è una legge che non esiste, che non è mai esistita, perché noi l'abbiamo abolita il 12 e il 13 giugno dell'anno scorso. Se lo ricordassero, oggi è solo l'inizio, lunedì i lavoratori della CEA saranno in assemblea, al Campidoglio ci torneremo, perché quella piazza è nostra, non è il salotto del sindaco. Per me c'è molta difficoltà a parlare davanti a tutte queste persone, sono un autista dell'ATAC, lasciatemelo dire, sono incazzato perché qualcuno mi sta togliendo il lavoro, mi sta togliendo il diritto di poter scegliere, perché il 12 e il 13 giugno anch'io ho votato contro la privatizzazione di tutti i servizi pubblici, soprattutto quelli essenziali, soprattutto quelli vitali come l'acqua. Io ho votato contro questo e voglio che il mio voto sia rispettato. Non voglio lavorare di più, ma non perché sono uno sfaticato. Non posso stare 9 ore seduto su un autobus in mezzo al traffico di una città come Roma. Non posso stare seduto su un autobus a pagare stipendi milionari a dirigenti messi lì senza nessuna qualifica, senza nessun merito. I lavoratori di ATAC sono totalmente incazzati, scenderanno in piazza e Le Manno se ne accorgerà che chi l'ha messo lì ha lo stesso identico potere di toglierlo, e glielo faremo ricordare questo. È il momento dei movimenti per il diritto all'abitare e passo la parola a Luca Fagiani. Allora, facciamo questo intervento insieme come Movimenti per il diritto all'abitare, quindi sia per il coordinamento di lotta per la casa che per i blocchi precari metropolitani. Intanto voglio dire che questa giornata molto bella, per fortuna, sempre per nostra attenzione e responsabilità, non si è rovinata, perché poi arrivando qui in piazza abbiamo visto le forze dell'ordine molto molto nervose, minacciare anche l'autista del camion. Forse qualcuno pensava che questa manifestazione sarebbe fallita, sperava che qualcuno da un po' di tempo a questa parte avesse rinunciato a dire la sua, a lottare, e si sarebbe rinchiuso a casa. Così non è. Oggi siamo decine e decine di migliaia di persone per lanciare un messaggio importante, fondamentale, sicuramente quello che anche il nostro voto, anche quello che tantissimi, che 27 milioni di italiani e più di 1 milione di romani hanno detto come il referendum, non può essere tradito da questa democrazia già ferita da quello che è questo sistema di potere, questa cupola che governa questa città e questo paese.
per dire però anche un messaggio molto forte, che i nostri beni comuni vanno riconquistati, vanno ripresi, ripubblicizzati, sicuramente l'acqua pubblica, ma anche tutti i servizi essenziali. Noi dobbiamo dire questo lanciando un messaggio a chiunque vive le nostre città, i nostri territori, a chiunque vive, e siamo tanti, sempre di più, il problema della crisi, della precarietà in cui stiamo sprofondando, in cui ci stanno facendo sprofondare. Allora oggi dobbiamo veramente raccontarci di una bella manifestazione e dirci che questo entusiasmo però va rimesso in movimento da stasera, da domani mattina, che oggi con questa manifestazione le soggettività, le organizzazioni, ma soprattutto i tanti cittadini, le tante cittadine che hanno ancora una volta riempito, sfidando divieti ripetuti, le piazze di questa città già nelle scorse settimane fino alla grandissima manifestazione di oggi, devono andare avanti. Questo patto che vuol dire? Vuol dire che non ci fermiamo, che andiamo fino in fondo, che da domani riempiamo la città, i municipi, i territori di tantissime iniziative, che ci riprendiamo quella piazza del Campidoglio che anche oggi ci è stata negata e ce la riprendiamo perché è nostra, di nessun altro, dei romani e delle romane. Ce la riprendiamo assediando quel consiglio comunale affinché questa nostra forza sociale e popolare porti a dire: qui non si passa. Questo risultato referendario non va tradito, non può essere tradito. I nostri beni comuni e le nostre vite non possono più essere vendute. Dobbiamo dirci questo con la chiarezza, che ovviamente dire questo non vuol dire soltanto dire che Alemanno è un sindaco farabutto che sta cercando di ricandidarsi a governare questa città regalando i nostri beni più pregiati ai soliti noti. Vuol dire anche dire che nessun altro lo deve e lo dovrà fare, perché qualcun altro in passato l'ha fatto. Vuol dire anche dire una cosa chiara, che c'è il governo Monti che sta dicendo che il risultato referendario va tradito, e noi dobbiamo chiamare all'appello tutte le forze che hanno insieme organizzato questa grandissima risposta popolare a dire che la stessa cosa vale per il governo Monti. Chi l'ha nominato, chi lo sostiene, questo governo dei banchieri e delle privatizzazioni. Diciamoci le cose come stanno, non per fare polemica, ma per andare avanti insieme. Diciamoci anche che la prossima manifestazione, almeno io lo dico, qualche S davanti a questa parola svendita può essere anche tolta, perché non va venduto l'acqua pubblica, non vanno venduti i servizi pubblici locali, vanno semmai ripubblicizzati. Non è il prezzo che fa la differenza, è proprio un salto di qualità, di società, di sistema. Stiamo reclamando un cambiamento radicale dell'esistente, anzi forse lo stiamo producendo. Andiamo avanti nelle prossime settimane, colleghiamo la battaglia sull'acqua a quella dei servizi pubblici locali, dei trasporti. Non glielo paghiamo questo biglietto che costa 1,50 euro. Colleghiamo questa battaglia a quella dei rifiuti, a quella dell'abitare, alla difesa di questa città da ogni cementificazione, con intelligenza, costringendo chiunque a dire che deve fare i conti con un grosso movimento composito e popolare che chiamerà tutti alle proprie responsabilità. Intanto andiamo avanti, buttiamoci avanti a testa bassa. L'occupazione del Teatro Valle. Che Alemanno guardi bene questa manifestazione, perché non siamo qui per difendere, siamo qui per contrattaccare. Il 14 giugno del 2011 abbiamo occupato il Teatro Valle di Roma, il più antico teatro della città, per affermare la centralità dei diritti e per dire che come l'aria, come l'acqua, anche la cultura è un bene comune. In quest'anno di occupazione abbiamo fatto partire un contagio delle occupazioni dei teatri in tutta Italia. Il Teatro Garibaldi di Palermo appena occupato, il Teatro Coppola di Catania, il Marinoni di Venezia, e tutti insieme oggi abbiamo occupato a Milano una torre salfa, un grattacielo di 33 piani dove ci faremo dentro il co-working, dove ci faremo dentro il co-housing, dove costruiremo dei percorsi di sottrazione dalla crisi. I beni comuni sono questo, si conquistano, si prendono spazio dopo spazio, ed è così
che noi andremo avanti, costruendo le istituzioni del comune contro questi comuni che non rappresentano più i cittadini, rappresentano il 4% della popolazione. È tempo di capire che questo maggio sarà un maggio importante per tutti. Stiamoci vicini, avanti con la lotta.